Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Oggi, prima di iniziare l'episodio della carriera, dobbiamo concentrarci su un particolare. La nuova maglia del Sassuolo mi è finalmente arrivata. Guardate qui che bella, ho deciso di farmi un regalo di Natale, di fare questo investimento, perché la maglia che abbiamo utilizzato fino adesso era quella della Serie B, dell'ultimo anno di Serie B, e diciamo che non ci ha portato troppa fortuna fino ad ora. Adesso invece voglio andare ai 200.000 all'ora, abbiamo la maglia originale di quest'anno e non possiamo fare altro che andare a rincorrere il sogno Champions League. Tra l'altro la classifica c'è amica in questo, dato che comunque siamo solamente a una lunghezza dalla Champions. Oggi abbiamo una partita contro il Bologna che sulla carta non dovrebbe essere difficilissima. Noi abbiamo Donsa, che è un ex, e andiamo a vedere cosa succede. Tra l'altro questo è un derby emiliano, questo qui è veramente il derby di Di Francesco. Peccato che Di Francesco non ci sia, ci siamo noi, speriamo che non ci faccia gol il figlio. Allora, Kishin è abbastanza stanco, quindi facciamo giocare Berardi dietro due punte che sono Belotti e Niang, come avevamo deciso nell'ultimo episodio. E direi di far giocare comunque Rugani, dato che ha qualcosina, ma niente di grave. Anche oggi i tre punti sono il minimo indispensabile, non possiamo più accontentarci dei pareggi, dobbiamo andare a giocare ai 1000 all'ora sopra ogni campo. Guardate che bella, la mia maglia è esattamente uguale alla vostra, anzi, la mia è addirittura più bella. Toh! Vediamo se questo tridente Berardi, Niang e Belotti può essere la soluzione a tutti i nostri problemi. La mette dentro subito il Bologna, destro! Pericolosissimo il Bologna, subitissimo! Attenzione, adesso Berardi può distendersi dal posizione da trequartista. Berardi, ancora lui, prova a mettere dentro la palla, non ci arriva, però c'è Pellegrini che prova a cercare Belotti. Abbiamo la palla, ripartiamo, Berardi, serve Belotti, che poi andava da Niang. Attenzione perché questo tridente può far male, è leggero, ma è anche letale. Ancora Niang, vince il rimpallo, dentro per Berardi, la palla che arriva in qualche modo, la porta sul sinistro! Berardi! Domenico! Con un rimpallo incredibile la ripartenza di Niang. Ma come siamo andati via dentro? Benissimo, l'abbiamo tagliata come il burro la difesa del Bologna. Rimpallo incredibile, probabilmente il secondo rimpallo, è andata troppo bene. Ma Berardi, da trequartista, davvero numero 10, come gli abbiamo messo sulle spalle? Insacca questa palla, la mette lì, dove? Mirante, non può arrivare, è il derby, è subito sbloccato, 1-0 per il Sassuolo. Dai ragazzi, un po' di fortuna anche da noi, deve girare la fortuna, mica sempre agli altri. Belotti, Niang, attenzione, ancora Niang, vede il taglio di Donsa, l'inserimento, fa degli inserimenti incredibili senza senso Donsa, ancora lui, con il fisico, protegge il pallone, Donsa, la porta sul mancino, e la mette per il Gallo, ancora lì, Donsa, la mette all'indietro, ci possiamo arrivare con Calabria, possiamo giocarla bene, Pellegrini, dentro a Berardi, che va da Niang, Niang, il tiro di Mbaye, la traversa, Berardi ancora, Mirante, vicinissimi al 2-0, attenzione, Calabria riparte, allora noi serviamo il Gallo Belotti, ancora Belotti, se la può portare in posizione di tiro, tira da fuori Belotti, Fulish, tira di più, io tiro, ma non entrano, Timo, va a saltare, Timone la prende lui, e poi ancora Berardi, che fa andare Lorenzino Pellegrini, mamma mia ragazzi, se mi sto divertendo in questa partita, ancora Niang, Niang, Belotti che taglia, Niang che va lui, ancora Niang che si vuole appoggiare dietro per Donsa, Donsa non riesce a tirare di prima, dentro la Berardi, e adesso quando si scatena Mimmo, partendo da un pelo dietro, attenzione Kishna perché Berardi ti ruba il posto dopo, Donsa dentro la Belotti che si appoggia di prima, dentro la Berardi e poi ancora Mbaye Niang, l'uomo in più, l'uomo che ci sta aiutando tantissimo, Niang quando porta palla lui è un devastante, attenzione perché c'è Berardi, ancora Berardi, vuole il tiro Berardi, la Mara Mirante, porca vacca, c'eravamo quasi. Belotti, di prima cercare Niang, vogliamo andare per l'ultima azione, vada Duncan, anzi no, è Donsa, Duncan l'abbiamo dato a loro, attenzione, ancora Donsa, 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 sempre lui, vede il taglio di Mbaye Niang, prova a servirlo dentro Donsa, calcio d'angolo, Niang con le mani a cercare Berardi, attenzione, ancora Berardi in area, la mette dietro, dove c'è Donsa, la stoppa, il tiro di Donsa, e poi gli ritorna addosso, dentro da Belotti, Belotti si appoggia a Berardi, Berardi lo stoppa il tiro, un tiro al bersaglio, ma non entra, è il momento di fare un esperimento, Niang ha giocato veramente bene, ma voglio provare Berardi, Piazza e Belotti. E poi dentro anche Sturaro e quasi quasi faccio fare qualche minutino anche a Mattia Caldara. Pellegrini, Niang, attenzione, dentro per Belotti, adesso Belotti può spingere, è da solo contro l'ultimo uomo del Bologna. Belotti vuole allungarsi il pallone, Belotti ancora lui, questo è fallo e rigore ed espulsione per Gastaldello che deve prendere almeno 28 giornate essendo non gli ha dato il rosso? Non gli ha dato il rosso? Era l'ultimo uomo clamoroso? Forse era in area anche, ma era ultimo uomo sicuramente. Belotti andava verso la porta, fuori area. Fuori area. E cartellino giallo. Io mi aspettavo il rigore e cartellino rosso. Così non va. Ma Mimmo Berardi, da qui, può segnare un gol su punizione. Incredibile Berardi, non riesce a battere. Belotti la recupera però, c'è Piazza che si appoggia. E l'1-2 per Marco Piazza, che può andare con la sua velocità. Ancora Piazza, in area, non riesce a tenerla però, cavolo. Sì Berardi, dalla dentro a Piazza. Piazza con il fisico la puoi tenere con la testa. Piazza contro Gastaldello, che non dovrebbe essere presente. Attenzione perché Piazza gliela ruba. Ancora Piazza, 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 Piazza.
così, ma si è addormentato clamorosamente. Piazza ancora qua, gli fa un numero che Castaldello sta ancora cercando il pallone e Mirante prende gol e c'è il 2-0 per il nostro Sassuolo. Marco Piazza entra, va di prensa anche la punta. L'ultimo episodio si chiamava addio Berardi e Piazza perché non sapevo dove metterli, e questa partita 2-0 Berardi Piazza, ok. E dice Berardi da solo, libero, smarcato, adesso vuol fare gol pure il Gallo Belotti. Adesso però è bello perché è un 2 contro 3 dentro per Belotti, Belotti, ancora lui, ancora Belotti, sempre Belotti, e poi per fortuna la prende a loro. Berardi di testa a cercare Piazza che va da Belotti, e adesso è da solo contro tutta la difesa del Bologna e anche il centrocampo, però andrà Belotti con il fisico, la mantiene in possesso e poi va dentro da Sturaro che allarga su De Sciglio. Ma come gioca questo Sassuolo, è da Champions League. De Sciglio la mette, c'è Don Sa, la stoppa, Don Sa la mette dentro per Piazza che non trova il 3-0, la doppietta. Poi finisce qui 2-0, ma che partita è stata, splendida, direi di essermela meritata davvero tanto. Hanno vinto anche quelle sopra, quindi per troppo non riusciamo ad andare a prendere la Champions, per ora. Facciamo un po' di allenamento con i nostri uomini migliori in prospettiva e vediamo se riusciamo a fargli fare un level up. E intanto Matri ha accettato l'offerta, ragazzi. Matri ha accettato l'offerta, quindi tutti i nostri soldi sono stati traslati alla prossima stagione. Quando venderemo Matri saremo ricchi. Quindi adesso Matri vale 6 milioni e mezzo e come stipendio ha 253.000. Oh, ok. Anche se la Roma non è nelle primissime posizioni di classifica, non ci deve interessare. Noi dobbiamo andare a fare la nostra partita, dobbiamo andare a vincere. Vediamo di fare qualche cambio però, perché i ragazzi sono abbastanza stanchi. Io direi di fare turnover, fra virgolette, ma non possiamo assolutamente parlare di turnover perché quelli che stiamo facendo giocare sono fortissimi. Niang, Piazza e Kishna è un attacco da primissimi posti. Eccolo qua, giochiamo all'Olimpico, fuori casa, a Roma, in questo stadio pieno così. I ragazzi potrebbero avere qualche problema, ma io credo in loro. Abbiamo fatto una bellissima prestazione contro il Bologna e dobbiamo dare continuità a tutto. E Stefano Sturaro, Sturaro, dentro per Niang. Attenzione, Niang ha subito la palla buona. Ancora Niang. Leandro Paredes avanza, l'uomo più avanzato di tutti. E c'è De Rossi, che è praticamente il secondo, gliela porta via. Assai Yuguri. Yuguri, dentro per Don Sa, che va subito da Kishna. Va a cercare Piazza, suo fratello. E poi dentro da Sturaro. Sturaro vede il taglio di Niang, non riesce a servirlo. La palla però è ancora lì, ma Sturaro si addormenta. Luis Gustavo, De Rossi, tutto di prima. Paredes, il tiro, la para Gigio. Difficile questa partita, forte la Roma, fortissima la Roma in questo momento. Paredes, dalla bandierina, la mette dentro. Don Sa, cerca di metterla fuori, in qualche modo, la palla che rimane lì. Attenzione perché c'è Dzeko, Dzeko con un fisico bestiale, un fisico mostruoso, ancora Dzeko, Dzeko li scarta tutti e poi prova la largare il Sharawi fuori. Per adesso solamente Roma, solamente Roma, noi dobbiamo sperare di fare qualche ripartenza importante. Ancora Luis Gustavo, cerchiamo di portargliela via con Sturaro che non riesce mai a prenderla, la prende Gnoguri con la collaborazione di Sturaro, può ripartire Gnoguri, attenzione, ancora lui, si stacca Piazza, la sua posizione preferita, dalla sinistra, Piazza, Piazza, ancora Piazza, in possesso della palla, Piazza, ancora lui, non vuole mollare. Non vuole andare via, Piazza la prova a mettere per Niang, e lì la palla e torna da Piazza e poi va all'indietro. Leandro Paredes dalla bandierina, piedi buoni per lui, Paredes la mette dentro, noi la mettiamo fuori, poi ripartiamo con Kishna che credo che sia la prima palla che ha toccato. E Kishna, io te lo ripeto, questa partita per te è un derby, devi fare la differenza. Così per Niang gli hai tirato una palla che non la prende neanche Cristiano Ronaldo in macchina. Arriva Florenzi, prima di tutti, ancora Florenzi, la mette dietro, il tiro da fuori di Dzeko e ci fredda così, anzi no, è Paredes. È Paredes. Gol dell'1-0, incredibilmente bello, incredibilmente meritato, perché la Roma ha fatto una partita fino adesso, ve l'ho detto, incredibile. Florenzi per Paredes. E che tiro. E che tiro e che gol. Ragazzi, ragazzi, non ci siamo. Ma proprio per niente non ci siamo. Dobbiamo impegnarci un po' di più, non abbiamo ancora giocato. Il primo tempo gliel'abbiamo regalato. Marco Piazza, ancora Marco Piazza, sempre Marco Piazza, dentro per Kishna. Tra l'altro, quando è che si è fatto male Kishna? Me lo sono perso. Mettiamo dentro Berardi dietro le punte. Dai, Don Sa, staccati, così De Sciglio te la può dare. Don Sa sta facendo praticamente il centravanti. Don Sa con il fisico, Don Sa spinge tutti. E poi ancora Don Sa, è il nostro carro armato. E la mette dietro, però non ci arriva Berardi. Niang la vuole battere. Lì per Rugani, e poi lì per Niang. E poi il tiro di Niang. C'è Rugani che vuole andare dentro la Don Sa, ce la fa. E poi Don Sa, serve ancora Niang. Rugani si sta proponendo a fare il terzino, a fare l'attaccante aggiunto. Attenzione perché c'è Rugani. C'è Rugani che la mette, la deviazione arriva ad Allison. Magnanelli dentro da Niang che si appoggia così. E poi è partito il terzino ed è Mattiello. E ha velocità, ha spazio, ha voglia di andare a prendere questo pallone. Ancora Mattiello, ancora Mattiello, sempre Mattiello. Mattiello non la riesce a mettere. La viene a prendere Piazza e poi allarga su Niang che vuole andare da Berardi. La palla però finisce tra i piedi di Luis Gustavo che adesso è diventato la nuova calamita dopo l'uscita di Paredes.
Attenzione, ancora Roma, ancora Luis Gustavo, ancora l'orologio che va avanti, ancora meno tempo per noi, la recupera Magnanelli, possiamo ripartire, c'è Berardi che la perde, ancora Luis Gustavo, adesso è diventata una lotta, non una partita, e il Sharawi, ancora il Sharawi, prova a portarsela avanti, lo insegue De Sciglio, non riesce a prenderla però, attenzione la Roma con un break, a centrocampo, sulla tre quarti, allarga tutto, dove c'è i Turbe, la mette giù bene, il tiro di Turbe è alto, non abbiamo più tempo, non abbiamo più tempo, o facciamo gol o perdiamo, o lo facciamo adesso o andiamo a casa a piangere. Però mi sa che non sta andando molto bene così. Rugani, la porta avanti Rugani, prende il pallo, c'è Timo, la mette dentro per Niang, Niang di prima, a cercare Piazza, Piazza per Niang, Niang adesso la posizione, ma non ci credo, Mario Rui ha fatto una cosa del genere a Niang. Niang, 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 pressa, 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 attenzione perché la Roma sbaglia, è Vermaelen, ci regala la rimessa laterale, l'ultimo respiro, l'ultima possibilità, tutti in the box ragazzi, vi voglio tutti lì, non c'è il fuorigioco sulla rimessa laterale. Berardi la mette per Timo che non arriva, la mette fuori la Roma, la palla rimane lì, Piazza, dobbiamo arrivarci noi e ributtarla alta, ed è finita qua, ed è finita qua, abbiamo perso 1-0, abbiamo perso, meritatissima, meritatissima, d'accordo, però la vittoria ci serviva ragazzi, la vittoria era essenziale oggi, pausa nazionale, tanti nostri giocatori sono andati e quelli che sono rimasti si allenano, questa è una bruttissima notizia, gli auguri fuori per 3 settimane, una vittoria e una sconfitta in questo episodio per il nostro Sassuolo, che però non è ancora detta l'ultima parola perché l'Inter è sempre lì, 4 punti sono tanti ma in 9 partite si possono prendere. Come al solito prima di salutarci salutiamo l'ultimo like su Instagram. L'ultimo like sul più bel social network di sempre, attenzione perché è di SteveB02. Ciao Steve, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto.